Apri la portatore palle o due. Fuori Cicci. Buoni Cicci. Guarda, sai che lancio, dai, lancio. Giuao, Deni, Giuao. Buona, fatto buono. Sanci. Oh, ok. Cicci, vieni. Andiamo, Cicci, Ah, già, Gio, ma che è? Ma che di qua? Ma vai, oh, che mangi un po'? Gaeta, facci la palla, Gaeta! Dai, guarda lì vicino, no, ciao!
Attacchi col video che stacco io. Ah, sta facendo il video? Sì. Dimmi tu quando posso staccare. Cambio! Nel frattempo siamo alla seconda giornata del Cone Tournament. Le squadre in campo sono il Vigarella alla mia destra. Abbiamo ripreso, insomma, un po' in ritardo. Sei il punteggio? No. Ok, allora ci si. Facciamocelo. Ragazzi, quanto state? Quanto state? Un anno, ok. Stavo dicendo, quindi, ecco, abbiamo avuto il punteggio ed ecco passa subito in vantaggio con De Vivo.
2-1 per il Los Angeles. Era un punteggio, vero? Sì, sì. Io che sono carente. Ah. Cioè io guardo il video. Oh, mi dispiace. Troppo non riesco a seguire. Comunque 2-1 passa in vantaggio Los Angeles con De Vivo. La partita è iniziata da qualche 10 minuti, da una decina di minuti. Comunque siamo un'altra volta qui. Los Angeles che devono insomma consolidare e soprattutto dare seguito alla ottima vittoria della prima giornata, quindi sono chiamati a dare continuità ai propri risultati, mentre Villarreal si deve riscattare assolutamente della brutta, pessima prestazione della prima giornata, dove Villarreal ha perso per 3-11 dunque con i Blues di Antonio Gallo. Diciamo nella squadra di Gallo. La sala in mezzo a due, la sala, il migliore della scorsa partita dei suoi, la sala, Villani, la respinta, poi il pallone rimane lì, De Vivo. Hanno perso in gialli 11-3. Sì. Mungiello, esce Maiellaro. Possesso palla per il Villarreal che si trova sotto. Dove essere passati in vantaggio, il pallone rimane lì, il 2-2 da parte del numero 7. Il numero 7 che trova il 2-2. Facciamo un attimo i cognomi là. Vuoi dire un attimo i cognomi? Io sono morto. Ah, questo qua è segnato, come si chiama? Allora, Gennaro il nome. Allora, Mungiello è l'11. Marino. Anche tu? Sorrentino, ok. Comunque il numero 7 di Lina Gennaro, di nome Gennaro, trova il 2-2, diciamo abbastanza comunque frettoloso all'uscita da parte di Maiellaro, poteva controllare sicuramente meglio la traiettoria. Sull'uscita di avuto di Maiellaro ha segnato il numero 7 del Villarreal, Cipollaro per la sala. Ancora la sala prova una serie di doppi passi, la sala chiuso qui da Capitan Marino, rimessa laterale sarà proprio per i neri. Maiellaro corto per Cipollaro, prova a pensare il capitano, lo disturba adesso Mungiello. Cipollaro torna dalla sala, la sala, il destro deviato, Villani in qualche modo la respinge con la mano destra. Al centro il cross di Serrano per il destro di De Vivo. De Vivo si propone sempre, da sempre una mano, sia in fase di non possesso che in possesso ai suoi. Fondamentale insomma per la propria squadra. Il cross, Marino solissimo. Poteva forse sfruttare qui in maniera diversa questa occasione capitatagli sulla sua testa. Il pallone che filtra, la fa sua Villani. Villani per Marino, ancora Marino, può avanzare, chiuso da Serrano. De Vivo ritorna sui passi, De Vivo in mezzo a due. Filtra il pallone, la chiusura così e così di Villani. De Vivo, il destro, chiuso, un calcio d'angolo sull'incertezza. Aspetta, tu come fai i cognomi? Dinà, mi ripeti un attimo i cognomi, aspetta. Il numero 7? Lino. No, il numero 7. Chi su qua davanti a... Lina proprio? Sì, chiamalo Lina. Ok, il difensore? Luca Cerullo. Cerullo, ok, perfetto. Cerullo, la scodella in avanti e solo Mungiello. Controllo un po' lungo e infatti ritorna sui passi la sala. Ancora la sala in mezzo a due. La sala se ne esce molto bene dalla pressione di Mungiello. Serve sulla sua Serrano. Il passaggio in avanti Lina. Tensione Villani. Villani riparte da Lina, dal numero 7 che allarga per Cerruno. Al centro! Il passaggio centrale, ottima! L'iniziativa di Cerruto qui che non riesce a trovare, qui è Marino che non riesce a trovare il tapin vincente. La sala finta il destro, la sala lo chiude Lina, la sala costretto a tornare indietro da Maiellaro.
Qua. La sala. La sala al centro, il cross ottimo qui per Cipollaro, che addirittura con un pallonetto ha provato a superare sul secondo palo Villani. Cipollaro al centro, De Vivo si gira, anzi no, c'è la copertura di Mugello. Marino chiuso con la punta qui dalla sala, che si sfoga con il suo compagno, forse voleva un'esecuzione diversa prima. Mugello fa partire il destro, Maiellaro, il pallone termina tra i piedi di Marino. Maiellaro in devolto un po', no, insomma così è così, la prima respinta ma dopo efficace sulla conclusione ravvicinata da parte di Mugello. Il cross al centro qui di Marino, che non trova però nessuno dei suoi compagni. La sala scambia corto per Serrano, ancora Serrano, centro per De Vivo fa sportellate con Ceruto che lo chiude molto bene, e poi Lina qui subisce fallo proprio da De Vivo. C'è Runa al centro, qui la parata in due tempi da parte di Maiellaro. La sala prova il filtrante, la chiude Cerulo. La sala qui si chiude bene la difesa del Villarreal. Qui la sala riesce a trovare Cipollaro che la controlla. Cipollaro un po' lento qui per aggirarsi. Prova il cross, il filtrante per De Vivo che non riesce a arrivare sul pallone. Ancora De Vivo prova il numero. Chiuso prima da Cerulo e poi da Marino. Marino vede uno spazio dove si era inserito Mugello, però viene chiuso da... Sì, la sala. Marino, ne salta uno, poi non riesce a intendersi con il proprio compagno di reparto. La sala. La sala evita Mugello, ancora la sala prova ad avanzare, la sala in mezzo a due, prova lo scarico per Serrano, si chiudono le maglie gialle. Lina prova ad avanzare, Lina molto bene, ancora Lina, chiuso qui. Marino fa partire il destro diagonale, finisce poco al lato. Cipollaro, ancora Cipollaro, Maiellaro in avanti, la chiusura di Marino. Lina, il destro sul fondo, la conclusione di Lina, buona l'iniziativa e anche la coordinazione qui di Lina. La sala sulla fascia, chiuso in rimessa. Cipollaro, il sinistro deviato in calcio d'angolo da Cerulo. Cipollaro al centro, allontana Marino, Lina può ripartire velocissimo. E viene chiuso qui dall'intervento di De Vivo. Qui entrano Acqua di Vivo e Cipollaro. Dici il cognome di quello che è entrato? Napoletano. Napoletano, quindi. Sorrentino. Entra anche Sorrentino tra le file del Villarreal. Il numero 10. È anche di Napoli, al posto di Lina e Mugello.
la sala. La sala. De Vivo, per l'altro De Vivo che non riesce a tenere il pallone in campo. Cerulo al centro per Di Napoli. Napoli spalla la porta, si gira, trova l'ottimo assist per De Marino. Qui napoletano rischia l'altro gol clamoroso per evitare insomma una confusione da parte di De Marino. Cioè, il napoletano sta per combinare una frittata. Di Napoli al centro, De Vivo, De Vivo, Sorrentino. Sorrentino si gira molto bene. Sorrentino il destro, alto. Forse qui eccesso di egoismo di Sorrentino, perché c'erano due compagni appostati lì in mezzo, pronti insomma a ricevere la sfera da posizione favorevole. Qui si ferma Di Napoli per un presunto fischio arrivato però dall'altro campo. Sorrentino, il tocco sotto, Marino, il destro, svirgola qui la conclusione di Marino. La sala, De Vivo, De Vivo, ancora per De Vivo. Ora è andato la sua palla, bello! Sì! Oh, è nostra! E cross al centro, la controlla anzi no Di Napoli, Maiellaro esce. Maiellaro per De Vivo. Stop De Vivo, prova il numero, non si fa superare Sorrentino. La sala non riesce a controllarla. Jenny torna! Cerulo. Ciccio! Te tocco sotto, regala però il pallone a De Vivo che non la riesce a controllare. Buone. Napoletano. Napoletano, si fa chiudere da Di Napoli. Di Napoli! Buone, il piazzato di Di Napoli, chiuso però tempestivamente da De Vivo. Il cross al centro per Sorrentino. Sorrentino super elegantemente qui, Napoletano. Poi la conclusione di Sorrentino deviata in calcio d'angolo. Il difensore nero di Napoli al centro direttamente dalle parti di Matarrese. Napoletano 3 contro 1, scopertissimo il Biragallo, ritorna anche Marino e poi qui ottima la chiusura da parte di Cerulo sulla conclusione di De Vivo. Scambiano i due De Vivo. De Vivo per Napoletano, si gira contro Cerulo che lo chiude molto bene. Buona la prova difensiva di Cerulo. Qui Marino salta in modo efficace De Vivo, ma la sala non si fa superare. La sala si ferma, ancora la sala, pensa al tiro, lo finta, serve Napoletano, c'è dall'altra parte solo De Vivo, lo vede la sala, lo vede Napoletano, ma riesce a servirlo. Il cross di Sorrentino. La sala fa partire destra, anzi solo finta, la sala chiuso da due maglie gialle, la sala ancora. Si gira contro Marino, lo supera molto bene la sala, il tiro, c'è il palo ma c'è anche la risposta di Villani. Il cross al centro, può ripartire Biragal con Di Napoli. Di Napoli si fa chiudere da De Vivo però con irregolarità. Bello il pantaloncino di Di Napoli, dobbiamo dirlo. Chi è Di Napoli? Ah, è Milan. Dovrebbe essere anche di Cialanoglu. Parte Hakan Cialanoglu. No, scherzavo. Il destro chiuso. Riesce a fondo De Vivo. De Vivo supera elegantemente Marino, ancora De Vivo. De Vivo finta su Sorrentino, il destro! Super gol da parte di De Vivo, che vale il 3-2, ma esecuzione perfetta di esterno sul secondo palo. Davvero imprendibile per Villani, e proprio su questo gol da parte di De Vivo si chiude il primo tempo 3-2 in favore dei Los Stankers. Può iniziare il secondo tempo tra il Biragall e i Los Stankers. Lo dà il parziale del primo tempo, qui si esce molto bene Lina,
Lina scarica per Di Napoli, il destro alto. Comunque sta ricordando il parziale del primo tempo di favore di 3-2 per il Los Tanques, grazie a una bellissima rete di De Vivo proprio allo scadere. Però comunque partita ancora totalmente aperta, è difficile insomma prevedere un esito finale. Milani qui preferisce sfilare il pallone. Di Napoli, chiuso dalla sala, sempre elegante, sempre insomma importante le prestazioni della sala e l'apporto, l'aiuto che dà la propria squadra ai suoi. Qui la sala chiuso senza fallo. Sorrentino, napoletano qui. Ha una sfera, ha il pallone in faccia, comunque involontario. Però c'era fallo prima su Di Napoli. Lina, il destro, Matarrese. Matarrese, De Vivo, ancora per De Vivo. Scambio di due, De Vivo chiuso da Sorrentino. Napoletano. Sorrentino di Napoli fa spettacolo con la sala, vince il contrasto, ma c'è fallo proprio del numero 10. Fai girati. Ah, se consumato. Oh, De Vivo pensa al destro, lo finta, chiuso da Sorrentino. De Vivo, il tacco per Napoletano, il tunnel di Mugello. Napoletano chiuso in, anzi no, non c'è angolo, sbaglia Napoletano la conclusione. Mugello per Di Napoli si gira, chiuso. De Vivo si dimentica del pallone. Sorrentino di Napoli numero su De Vivo. Di Napoli sulla fascia prova insomma metà tra un tiro in close qui. Matarrese per la sala. La sala ragiona, scarica corto per De Vivo. Ancora De Vivo, torna da proprio compagno di reparto, si fa vedere come ha fatto Napoletano sulla fascia. Napoletano, il pallone termina Akan. De Vivo. De Vivo chiuso da Sorrentino che la riesce a tenere in gioco. Sorrentino ritorna sui due passi De Vivo. Sorrentino si gira, prova lo scarico per Di Napoli. Chiude tutta la sala. Di Napoli al centro, calcio d'angolo per i gialli di Capitan Villani. Napoli, Mugello ci sarà nuovamente. Anzi no, è rinviato a fondo. Quindi rinviato a fondo per il Los Tanques. Matarrese qui sbaglia l'appoggio per De Vivo. Lina al centro, De Vivo poi. Calcio d'angolo per il Villarreal. Lina per Di Napoli, il 3-3, la firma è di Di Napoli, l'assist di Lina direttamente da calcio d'angolo, trovi il 3-3, il numero 10 del Villarreal. Quindi parità ristabilita, però da rivedere assolutamente l'assetto difensivo su questo calcio d'angolo da parte dello Stankes. Comunque 3-3, Di Napoli risponde a De Vivo. De Vivo prova il numero, cespica Lina. Ora eseguono questi passaggi, fraseggi corti, rapidi. Villarreal che sembra essere sceso bene, sceso con la giusta mentalità in questo secondo tempo. La sala, Napoletano, Scodella, Lina chiude tutto, ottima anche la prestazione di Lina questa sera.
De Vivo, ottimo. La girata e la giocata su Mungillo. De Vivo per l'atto, De Vivo. Millani la vede all'ultima che esce, le spinge la coppiede. Poi De Vivo ritorna da Maitarrese. La sala contro Lina. La sala, doppio passo, lo supera. Ancora la sala. La sala si accentra, poi ritorna su indietro. Ancora la sala, fermato da Lina. Poi la sala ci mette la gamba e riesce a conquistare la sfera. La sala, la sala giocata di sola, poi chiuso da, da Lina, la numero 7. La sala per Napoletano. Nel frattempo cambio, ordine il cambio l'arbitro, escono la sala e De Vivo ed entrano il capitano Cipollaro e Serrano. Nel frattempo dall'altra parte per il Biragal esce Sorrentino ed esce anche Lina per far spazio a capitano capitan Marino e Cerrulo. Cerrulo al centro, non riesce, il controllo palla qui a, a Di Napoli. Serrano il destro. Villani, Villani si gira Cerrulo molto bene sul napoletano. Villani sbaglia tutto, Serrano capisce le sue intenzioni. Serrano! Il destro di Serrano sul fondo. Anzi no, c'è stata la parata di Villani, quindi provvidenziale l'intervento di Villani. De Vivo. De Vivo contro Mungello, scarica all'indietro per napoletano. Marino contro napoletano, che non la riesce a tenere in gioco. Ci sarà rimessa per i gialli. Mungello. Mungello può avanzare, si chiudono le maglie dello Stankes. Maitarrese, corto per Cipollaro. La sala, De Vivo. De Vivo, ancora chiuso, sbaglia De Vivo. Marino il destro, la mette in calcio d'angolo. Maitarrese. Mungello e cross a centro, facile la lettura da parte di Serrano. Marino riesce ad arrivare sul pallone, Serrano capisce la sua giocata e chiude. Poi Cipollaro prova addirittura la conclusione, però è impossibile pensare di impensierire qui Villani. Di Napoli prova il filtrante, no, non ci arriva Marino. Qui sbaglia l'appoggio Maitarrese. Non è la prima volta che sbaglia un appoggio Maitarrese. Deve insomma calibrare meglio sui passaggi. De Vivo, De Vivo in mezzo a due, chiuso da Marino. E riesce a tenere rimessa laterale. De Vivo chiude Mungello. Il pallone rimane tra i piedi di Napoletano. Napoletano poi ci mette una pezza, insomma, la spazio che messa laterale. Qui c'è Rulo. De Vivo con la giocata, chiuso da Marino. Può avanzare Marino. Ancora Marino. Serrano preciso e pulito sul pallone. Il pallone comunque è sempre per il Villarreal. Villarreal con Di Napoli che subisce qui fallo da da Serrano. Calcio di punizione sulla battuta si presenta Di Napoli. Posizione abbastanza comunque lontana. Di Napoli comunque ha tutte le carte in regola per far male qui. Di Napoli alto. Brutta la conclusione di Napoli. Serrano
Serrano si fa anticipare napoletano, poi Serrano la, manda la sfera in calcio in rimessa laterale, il tocco sotto di Cerrulo per Mungiello. Mungiello prova a avanzare, Mungiello destro impreciso che termina sul fondo. Serrano a spazio, prova il destro, napoletano la tocca, la manda in rimessa laterale. Di Napoli, capisce tutto Serrano che prova la conclusione troppo da lontano. Esce Mugello per far spazio a Lina. Cerrulo da Sala, De Vivo per Serrano. Ancora Serrano per Napoletano. Napoletano prova la conclusione murata da, da Cerrulo. De Vivo chiuso da Marino, la rimessa però sarà sempre dei Los Stankes. De Vivo, Serrano. Serrano chiude la lettura del passaggio, Lina, e poi il destro di Serrano che termina sul fondo. Il cross, Cerrulo, stop di Napoli che si riesce a girare contro Cipollaro. Di Napoli era l'ottimo l'assist, il suggerimento per Marino che però non riesce a leggere l'intenzione del compagno. Marino al centro, chiude Serrano. Lina, il cross, allontana Serrano, il pallone rimane lì. Poi Cerrulo non riesce a servire Lina. De Vivo, Marino, il pallone rimane lì. La rimessa sarà per i neri. Serrano, Marino, Cipollaro rischia qui, Matarese, Napoletano chiuso da Lina, la rimessa è per il Bigareal. Marino non riesce a arrivare sul pallone. Cipollaro, De Vivo il passaggio in linee orizzontali, verticali dove c'è Serrano, la rimessa sarà per il Los Stankes. Serrano, Lina in chiusura. Cerrulo non riesce a controllare l'Aquilina. 13 minuti di gioco, partita ancora in parità. Adesso fa fatica a sbloccarsi il risultato, qui fa una pazzia De Vivo, aveva rischiato molto su questo, insomma, dribbling in mezzo a due. Matarrese, Lina non la controlla, quindi pallone che termina, rimessa laterale. 12 minuti. De Vivo a spazio, c'è contro Marino. Marino ci mette il piede, Marino prova a ripartire, però non riesce a proseguire, a dar seguito alla sua corsa. Il passaggio di De Vivo, ecco, sembra, insomma, ci sente adesso la mancanza in campo di due uomini di qualità come De Vivo e La Sala da parte dei Los Stankes. Di Napoli, qui proprio il destro. Di Napoli chiuso. Marino al centro! La rete del vantaggio da parte del numero 7, Lina, che firma anche la sua doppietta personale, se non sbaglio. È il secondo tempo. Mancano 10 minuti. Finita sì. Il vantaggio da parte del Bigareal firmato Lina, però in questa occasione si fa trovare nuovamente imprevarata la difesa dello Stankes, che hanno subito due gol consecutivi, davvero in modo comunque rimediabile assolutamente.
quindi tutto da rifare. Si trovano per la seconda volta in svantaggio in questa partita dei Los Angeles. Entrano infatti adesso La Sala e De Vivo per dare maggior qualità ai Los Angeles. Qui molta ottima l'azione di Lina, chiusa dal ritorno di De Vivo. Qui l'arbitro però comanda il rinvio da fondo, quindi non c'è calcio d'angolo. È pronto a ripartire lo Stankes. L'appoggio di Serrano, il pallone termina tra i piedi di Sorrentino. Si gira molto bene Sorrentino. Ancora Sorrentino, può scaricare per Cerrulo. Sorrentino contro La Sala. La rimessa sarà per il Villarreal. Vince il contrasto qui Sorrentino. Il numero 10 cambia gioco dove c'è Lina. Va contro Serrano. Lina qui non riesce a capirsi, c'è quello con il proprio compagno. La rimessa qui nel per i neri. La Sala, Matarrese per La Sala, si ferma La Sala ancora per una giocata, il destro di La Sala trova la rete del pareggio del 4-4. Grandissima giocata da parte di La Sala. Forse parte un po' di tardo qui Villani, che non vede la traiettoria, però il tiro di La Sala è preciso e termina nell'angolino dove non ci arriva il numero 1 del Villarreal. Quindi parità nuovamente ristabilita tra Villarreal e lo Stankes. Lina si gira, chiuso da De Vivo. De Vivo per Sorrentino, spalla alla porta, si gira molto bene, la conclusione murata da Serrano, poi De Vivo vince un rimpallo. De Vivo prova a avanzare sulla fascia, prova il tiro, Villani la fa sua. Marino, il numero 21, prova a avanzare il capitano. Marino sulla fascia, chiuso in mezzo a due. Marino riesce a filtrare, poi chiuso ancora dalla Sala, ancora La Sala che avanza. La Sala, il destro, Villani. Si è sentita la mancanza di La Sala quando insomma si è accomodato in panchina. Essere entrato in campo più scatenato che mai. Serrano cambia il gioco proprio per il difensore del Los Angeles. Ottimo il suggerimento per De Vivo, che non riesce però a controllare. Ora sembra insomma aver preso un'altra volta fiducia di Los Angeles, mentre un po' spenti in questi minuti di gioco il Villarreal. Cerulo cambia gioco, rischia, il pallone riesce a passare dalle parti di Lina, poi La Sala non riesce a tenere il pallone in campo. Cerulo, Sorrentino anticipato da Serrano. Su 7 minuti Cerulo, Marino chiuso dalla copertura di De Vivo. La Sala prova a avanzare, marcato da disturbato da Sorrentino. La Sala se ne esce molto bene, il diagonale basso che non riesce. Sorrentino qui si addormentano i Los Angeles. Lina qui sbaglia proprio l'assetto difensivo, e lo Stankes che lascia indisturbato ancora Lina, che firma la sua tripletta personale. Per ancora da rivedere la difesa dei neri. 6 minuti. De Vivo, il tiro si spegne sul fondo. Cerullo, Sorrentino qui, Serrano per De Vivo si gira, spalla alla porta, De Vivo, Marino la fa sua, prova a ripartire Marino, chiuso da Serrano, ma c'è fallo. Cerulo, Cerulo, il tocco sotto, troppo superficiale qui, De Vivo prova a ripartire, chiuso. De Vivo, Serrano, Lina, è scatenato Lina questa sera. Marino chiuso da De Vivo, ancora De Vivo qui, non rischia, De Vivo, scusate, Marino, Lina, Matarrese, ma c'è fallo.
qui Cipollaro si arrabbia con il proprio attaccante. La punizione sulla battuta andrà il numero 10 Sorrentino. Nel frattempo esce Marino per fa spazio a Di Napoli. Sorrentino alla battuta, il destro era rimasto immobile a guardare Matarrese, non ci sarebbe potuto arrivare, per sua fortuna il pallone è uscito fuori. De Vivo contro Di Napoli, chiuso. La sala. La prossima volta anche così. La sala fa partire il destro deviato dalla schiena di Cerrullo. Ci sarà un'opportunità per la squadra di Cipollaro. De Vivo non riesce a filtrare il suo passaggio, il pallone rimane lì, la spazza Sorrentino in avanti dove c'è il solo Matarrese. Serrano scarica corto per la sala, il destro andavamo anche 5 minuti chiuso. In via dal fondo, battuto corto per Sorrentino. Ora deve giocare anche con il tempo che manca davvero poco. La squadra di Villani. La sala chiuso, ma la rimessa sarà per i gialli. De Vivo si accentra, il destro fuori. Falso allarme qui per lo Stankes. Qui c'è stata la deviazione di Villani. Molti di loro avevano visto la palla fosse entrata, non è stato così. De Vivo numero! Super gol da parte di De Vivo! Il 5-5! Che gol di De Vivo, ma soprattutto per come si è riuscito a liberare da questa marcatura. Destro, sinistro e poi destro che termina alle spalle di Villani. Quindi parità è stabilita nuovamente. Quando mancano 2 minuti al termine della partita. Lina, il no look, ottimo per Sorrentino. Chiuso qui dall'intervento pronto e tempestivo di Matarrese. Di Napoli non la riesce a tenere in campo. 2 minuti. Di Napoli, Lina si gira la finta, il pallone termina tra i piedi del numero 10 di Napoli che prova il numero su De Vivo, viene chiuso da quest'ultimo, il calcio d'angolo battuto rapidamente, Lina così e così, Villani la deve spazzare, riesce a trovare anche Sorrentino, qui è scivolato De Vivo, il numero 10 batte rapidamente, attenzione la sala! Fa correre un brivido ai suoi. Serrano non la riesce a tenere in gioco. Partita accesa in questi ultimi minuti. Lina, Sorrentino, De Vivo può ripartire. De Vivo ritorna ai suoi passi. Cerrullo, ottimo l'intervento difensivo di Cerrullo. De Vivo. Serrano di testa, rimessa da fondo, manca davvero poco. Lina, ancora il numero 7, serve sulla sua fascia di Napoli che non la riesce a controllare. Matarrese, De Vivo, la sala. 2 minuti quindi di recupero assegnati dall'arbitro. Lassa, De Vivo al centro, Serrano! Se lo divora qui, lasciato inspiegabilmente da solo. Bello, torna! Sorrentino in avanti, chiude tutta la sala.
De Vivo, Veronica, ottima la giocata di De Vivo, che poi non riesce a servire il proprio compagno la sala. Nel frattempo esce Sorrentino, entra Mungiello, qui subisce fallo di Napoli, però era appostato. Calcio di munizione, può essere un'occasione importante da sfruttare per il Villarreal sui piedi di Napoli, che però prima insomma non è stato molto preciso nella battuta di calcio di munizioni. Vedremo adesso di Napoli, questa volta preferisce tirare basso. Lina se esce molto bene, Lina rischia, De Vivo ritorna Mugello, De Vivo chiuso in calcio d'angolo. De Vivo al centro, la spazza Cerrulo, Serrano il tiro che termina sul fondo. Lina, può essere una delle ultime ripartenze. Lina sbaglia l'appoggio, la sala capisce tutto. La sala contro Lina, che non si fa superare. Lina, ancora Lina, appoggia per Cerrulo. Cerrulo su lunga linea, Mungiello non la riesce a tenere in gioco. 30 secondi alla fine. De Vivo corto per la sala. La sala spazio, la sala chiuso. Sbaglia però il rinvio Cerrulo, quindi ultima occasione mi sa. De Vivo scambia di due, De Vivo entra in area, De Vivo allo scadere trova la rete del 6-5 proprio all'ultimo. Si rende all'ultimo il Villarreal di Villani, però De Vivo se l'è costruito da solo, l'ha voluto fortemente questo gol del 6-5. Il tiro di Napoli, ma Teresa la fa sua, mi sa che davvero è l'ultima occasione del match. La batte corta Mungiello, il pallone rimane lì, non fischia l'arbitro. Lina, corto per Mungiello, il controllo, chiuso dalla sala, il pallone lì, finisce la partita. Il gol vittoria va a... Infatti... Ma De Vivo, ecco, consegniamo anche la medaglia di MVP. Allora, grazie. Ecco, siamo qui con De Vivo. Alla fine, una partita sofferta dopo che gli avversari comunque gli hanno dato filo da torcere. Sì. Poi si è inventato quel gol che ha consegnato i secondi 3 punti alla tua squadra. Regalo la vittoria e la medaglia alla mia squadra, che mi ha dato fiducia anche questa partita. E ringrazio sempre a tutti. Va bene, una salutiamo De Vivo, auguriamo in bocca al lupo ai Los Angeles. Quindi finisce qui il primo match della seconda giornata. Ora in campo ci sono per la seconda partita i vecchi Lions contro i Brave Lions, quindi derby tra le ore.